Com'è andata? Tutto bene. Un giudizio? Tutto bene, mi sembra già un tuo giudizio, no? Su quali punti ha qualcuno? Qualche punto. Per esempio, ho un po' di uscire. Attenzione, fate uscire. Grazie. Ci può dire quali punti dove ci sta divergenza? Ma non ci sono divergenze, c'è un dialogo e si va avanti con i programmi. Non si parla di divergenze, si parla di confrontare i programmi e fare insieme il contratto. E Mattarella si parla di le risposte per stasera, aspettava le risposte per stasera. Il Quirinale attende delle risposte, ha detto ancora che attende per stasera delle risposte. Guardi, sto lavorando sui temi, quindi più che fare veloce, come non parlo? Sto parlando. Ci fa capire quali sono i punti più difficili dell'accordo? Non ci sono punti difficili, ci sono temi che interessano i cittadini, su cui si discute, sui quali si discute, si va avanti e si scrive il contratto. Quali soprattutto? Ma oggi abbiamo parlato di tanti temi, abbiamo parlato di lavoro, di superamento della Fornero, quota 100, abbiamo parlato di categorie usuranti, abbiamo fissato dei punti su molti temi, stiamo andando avanti, cioè è abbastanza lungo come lavoro, laborioso, perché il materiale è moltissimo, quindi ci vuole un attimo di tempo, però stiamo andando avanti. Ma non ci sono punti dove non c'è accordo, ci sono match di pezzi di programma e soluzioni. E sono entrambi programmi politici, per cui hanno dentro soluzioni per i cittadini. Sulla Fornero avete trovato un'intesa? Assolutamente sì, abbiamo chiuso tutto. E anche sull'ILVA? Anche sull'ILVA? Anche sull'ILVA? Non c'è un po' di fretta, non avete... I mercati? Ma io con i mercati... Non il mercato rionale, dicevo. Mi occupo di economia, so di quali mercati parli. Dicevo, non avete un po' di pressione, visto che volete chiedere flessibilità all'Europa? Allora, la flessibilità all'Europa in quale programma sta scritto? Uno. Due, c'è un contratto di governo che determina anche le linee su questa roba. Il Movimento 5 Stelle ha sempre avuto certe posizioni. Io non sono preoccupata per i mercati. Quando il giorno dopo delle elezioni i mercati hanno retto, ho capito che i mercati non hanno paura del Movimento 5 Stelle. E questo mi è chiaro ed evidente, per cui andiamo avanti. Ma quanto tempo avrete bisogno? Perché il Quirinale premeva per avere una risposta. Io sono sicura che non è un problema temporale il nostro, e siamo a buonissimo punto, per cui... Serenità. Però il Quirinale chiede una cosa principalmente, cioè sì, ma non me ne occupo io mi occupo di scrivere il contratto insieme ai miei colleghi e a quelli della Lega, quindi non mi sto occupando di questo. Dovete chiedere a chi si sta occupando di questo. Io scrivo pezzi del contratto. Il programma è stato un po' riequilibrato, si diceva che era un po' sbilanciato sui ma punti. Se non l'avete mai letto, come si fa a dire? Come fate a dirlo se non l'avete ancora mai letto? Sul reddito di cittadinanza, io devo andare... che intesa avete trovato? Il nostro reddito di cittadinanza, così come l'abbiamo, ma non si parla di tempo, cioè, sono imprigionata intorno a voi, posso andare verso la stazione? Quindi non un reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle è nel contratto. Per intero, senza alcuna limatura. Certo, quando lo leggerete il contratto lo vedrete. Quando sarà pronto? Il prima possibile, domani. Posso andare? Grazie.